In questo video andiamo a vedere le 5 banconote dell'Antartide Artico rare di valore. Iniziamo con questa banconota da 10 dollari polari, che fanno parte appunto della serie dei dollari da collezione. È una valuta creata per essere scambiata nel mercato del collezionismo. Sul dritto, infatti, potrai vedere raffigurato Fridtjof Nansen, che fu un esploratore e scienziato norvegese. Fu il primo ad attraversare sugli sci la Groenlandia nel 1888. Premio Nobel per la pace vinto nel 1922, diventò un punto di riferimento nella chimica oceanografica e anche per i rifugiati di tutto il mondo, perché fu proprio lui a inventare il passaporto Nansen, che non è altro che un documento riconosciuto internazionalmente, emesso dalla Società delle Nazioni ai profughi ed ai rifugiati. Poco più sotto, il suo ritratto, potrai vedere queste immagini di queste persone, che fanno parte della sua prima traversata della Groenlandia. Sul rovescio, invece, un orso polare, che è il tipico animale carnivoro che si trova attorno appunto al Polo Nord. Oggi questa banconota vale 19 euro. La banconota da 5 dollari del 2012, da 5 dollari polari del 2012, raffigura sul dritto l'animale bue muschiato, che non è altro che il primo animale ad essersi evoluto ed adattato al clima polare dell'Artico. Infatti è un parente stretto delle pecore e capre. Si ritiene che già popolavano l'area tra i 200.000 e i 90.000 anni fa. Sul rovescio, invece, di questa banconota potrei vedere una serie di scritte accanto all'immagine di una persona che cammina sul ghiaccio polare, e la scritta praticamente comunica ed informa come non perdersi nell'area artica, infatti tenendo bene sempre presente la direzione del Polo Nord. Sull'angolo il valore nominale di questa banconota, i 5 dollari, che è espressa appunto nella valuta da collezione del dollaro polare. Oggi questa banconota vale nel mercato del collezionismo 24 euro. La banconota da 500 franchi del 2011 si presenta così. Fu emessa sotto la vecchia valuta del franco francese, e sul dritto potrei già vedere il busto a sinistra di Jean-Baptiste Charcot. È stato un esploratore, navigatore francese, che fu uno dei primi francesi a guidare delle spedizioni esplorative in Antartide all'inizio del Novecento. A destra una delle sue imbarcazioni, che usò per raggiungere appunto l'Artico, l'Antartide, con il quale attraversò appunto il Mar del Nord prima di raggiungere la terraferma. Se invece sul rovescio andiamo ad analizzare questa banconota, troviamo praticamente a sinistra un gatto, che è un tipico animale che potrei notare nelle aree prima di arrivare all'Antartide.
Sullo sfondo invece un paesaggio tipico trovabile nelle terre del nord. Oggi questa banconota datata 2011 da collezione vale 25 euro. La banconota da 5 dollari polari del 2011 rappresenta sul dritto il pinguino artico. Specie tra le più piccole dei pinguini, questi animali si nutrono principalmente di pesci, crostacei e calamari. Una delle loro particolarità sta appunto nel fatto di raggiungere notevoli profondità sott'acqua, fino a 400 metri, e rimanerci addirittura fino a 15 minuti senza ritornare sulla superficie a respirare. Sul rovescio abbiamo questa classica donna che potrai vedere a sinistra, che non è altro che il simbolo di pace e libertà. Lo potrei trovare praticamente in tantissime banconote, questa rappresentazione della pace e libertà. Sia sul dritto che sul rovescio, in questo caso sul rovescio lo vediamo accanto, in basso alla donna, questa raffigurazione della bandiera inglese che riporta sempre al Regno Unito. Sul dritto invece il pinguino con lo sfondo della bandiera del Regno Unito, perché è stata emessa da quel paese. Oggi questa banconota vale 28 euro. La banconota da 6 dollari polari del 2013 raffigura sul dritto il lupo artico, noto anche come lupo polare, vive principalmente nell'Artide canadese e nelle regioni settentrionali della Groenlandia. L'animale può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare fino a 45 kg. Sul rovescio invece si presenta con il volto di un eschimese sullo sfondo, che è il popolo indigeno che vive in queste regioni settentrionali della Groenlandia e anche nelle regioni subartiche della Groenlandia, Canada, Stati Uniti e Siberia. Poco più sotto l'eschimese potrai notare questa imbarcazione che è usata appunto dagli eschimesi per spostarsi e anche per pescare. Questa banconota da collezione da 6 dollari polari oggi vale 30 euro. Ti ringrazio per avermi sentito fino a qui. Ti ricordo di iscriverti al canale per essere sempre informato sul campo della numismatica, collezione o anche filatelia, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!